Bella ragazzi, bentrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, come avete potuto vedere in questi ultimi due o tre giorni, adesso non mi ricordo bene, sono rimasto inattivo, non ho fatto un video perché mi mancava la connessione a internet. Oggi è lunedì, questo video è per domani, quindi martedì. Faccio questo video perché finalmente posso riprendere un pochettino più di gameplay, con i soliti miei gameplay. Mi mancava tantissimo giocare online. Ovviamente io sono mongolo per modo di dire, sono rincoglionito nel senso buono, del tipo che mi piacciono tantissimo i giochi. Siccome non potevo giocare online, ho fatto una puttanata per modo di dire, perché sinceramente quando una cosa mi scimmia io la faccio subito. Allora, cosa ho fatto ragazzi? In questi due giorni ho fatto la cazzata di comprare una cosa. Ho comprato questa, come potete vedere è un 3DS XL, ovviamente. Ho fatto la puttanata di comprare un 3DS XL. E la caldonata che ho, cioè la un'altra cosa che ho fatto, oltre a comprare ovviamente Animal Crossing, perché ho visto dei video online, però sembrava molto figo come gioco, e oltre ad aver preso il 3DS XL, ho preso un gioco. Ah no, scusate ragazzi, non un gioco, due giochi. Ho preso Animal Crossing e Super Mario Bros 2. Adesso ragazzi, non so quanti di voi abbiano il 3DS XL, comunque sia, a mio parere questi due giochi sono veramente una figata. Anzi, il più figo è ovviamente lui, Super Mario Bros 2. Ma inizialmente avevo comprato la 3DS, ho preso con Animal Crossing, perché Animal Crossing, da quello che avevo visto nelle recensioni, era un bel gioco. Quindi ragazzi, questo è il mio acquisto durante il mio periodo di assenza. E adesso partiamo subito con il gameplay di un gioco, ovviamente adesso vedrete subito. Bene ragazzi, adesso siamo a un gameplay. Ovviamente sto facendo un gioco che mi avete chiesto in tanti, Crysis 3. I titoli che mi chiedete di più principalmente sono Battlefield 3, Crysis 3, ovviamente Black Ops. E mi avete chiesto anche, se non ricordo male, Castlevania Z. Quel gioco potrei farlo. Dovete darmi un pochettino di tempo, perché dovrei entrare in una partita che ho già iniziato, dove sono ovviamente ben armato, per modo di dire, perché quei cazzo di zombie mi ammazzano con un colpo solo, non so perché. Vabbè, comunque sia ragazzi, partiamo subito con Crysis 3. Incominciamo con multigiocatore. Ovviamente le canzoni di Crysis 3 sono una cosa fantastica. Stavo scaricando anche Crackdown, che è un gioco veramente, non so che cazzo di gioco sia, è un gioco veramente strano da quello che ho potuto vedere, la storia, leggendo la trama. Ovviamente aspettate, dico che mi sono dimenticato di disattivare le notifiche, così non si vedono. Adesso andiamo su parità veloce. Andiamo su deathmatch a squadre. E cerchiamo una parità, tanto sicuramente ce la troverà subito. Vabbè, nel frattempo che aspettiamo, partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo nella mappa Hell's Kitchen, ovviamente nella cucina. Ah, andiamo qui. Partiamo subito ragazzi. Ok, elimina squadra nemica. Questa mappa è una merda ragazzi. Preparatevi a combattere. Ma sto che schifo la mia mira ragazzi. Vedete cosa vuol dire non giocare per due giorni? Ah, anni per ammazzarlo ragazzi, 30 anni. Prendiamoci la medaglietta, andiamo. Mi eclisso ragazzi. Ma va a cagare stronzo, col cazzo che ammazzi mio compagno. Zio, cosa stai facendo? Ah, andiamo a cercarci gli avversari, mi ne pone uno ragazzi. Ah! Mi stavi seguendo, zio. Poi è successo che ho sentito sta musica da strana. Ah, ragazzi, sono salito di livello. 16 adesso. Andiamo, dai, ragazzi, andiamo. Questo gioco è bellino. Se non fosse così difficile ammazzare un avversario. Grande, andiamo! Da dietro! È grande! Seccato, ragazzi!
sparato sto tipo? Cosa mi ha sparato? Ma che... Oh ragazzi, ma che cazzo di arma è questa? Io non ho ancora capito. Che è una bestia. Io ovviamente sono a livello 1 in confronto a loro. Loro sono a livello 80.000. Mi spaccano il culo con delle armi che non ho mai visto. Cazzo, ma dov'eri? Ma dov'eri? Ah, con quest'arma qui. Ma cos'è, una scossa elettrica? Ma grande sì, cazzo! Scappa, scappa, scappa! Grande, col cazzo che mi ammazzi! Ma vai! Ma grandi ragazzi, li abbiamo uccisi, sì cazzo! Ovviamente questo stronzo con la sua arma silenziata che fa un rumore di scossa elettrica. Ah, posso attivarlo? Allora attiviamo il super radar. Dove cazzo è? Ok. Perfetto. Ok. Andiamo, va. Grande! Ma dai, lasciami ammazzare! Zio, lasciami ammazzare l'altro. Che cazzo di arma è? Hanno potenziato il loro radar. Attenzione. Sono in testa. Beh, zio, ma se abbiamo una squadra di merda non è colpa mia. Dai. Dai, 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 dai. Grande zio, grandissimo. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Occultiamoci. Allora, andiamo qui a destra, vediamo se c'è qualcuno. C'è... Eccolo uno. Ma... Grande, ma sei pazzo. Che cosa dai pugni? Dai. Ah. Ah, mi ha ucciso lui comunque. Ma vaffanculo ragazzi. Dai, ma stiamo scherzando. Almeno non mi ha ammazzato il tipo scossa, lo zio scossa elettrica lo chiamavano. Scondiamo. Dai, che cazzo ti blocchi, stronzo! Allora, questo? Cosa mi hai lanciato? Cosa mi hai lanciato? Ma non vuole così, volevo vedere cosa mi hai ucciso. Da. Sono in testa. Grande, vai. No, ti ho dato un pugno. Ti ho dato un pugno. Ma vaffanculo, dai ragazzi, ma lo vedete? Ma dai, zio scossa elettrica, ti ammazzo! Ma vai a cagare! Grazie zio, mi hai salvato il culo! Ok. Grande, shot bitch, cazzo! Grandissimo! Sono passati in vantaggio! Shot it. Grande. Oh. Oh no. Non ho cliccato adesso per saltare ragazzi. Dai. Gente che vola. Ci manca solo che le tue di Crazy volino adesso. Oh, ragazzi, sto giocando anche bene, eh. Dai, e toglimi questa... No. Dio santo, ragazzi. Oh, questa cazzo di armetta. Ma che arma hai? La voglio anch'io. No!
palle! Ma come fai? Ma come fai con questa armetta? Il nemico ha potenziato il radar. Oh! Oh! Questo rumore! Ma dai, ma ti ho sparato! Ma cos'è questo? Cos'è questa esplosione? Silenziosa, ragazzi, non sento niente. Sembra quasi il quick scoop silenziato di Call of Duty su MV2. Dai, zio, corri, 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 scappa, 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 scappa. Grande. Andiamo, 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 andiamo. Ma dai! Ma dai! Ma non fa! Questo... Ragazzi, io spero che l'abbiate vista, perché è veramente una cosa oscena! Ma grande! L'ho seccato io, ragazzi! Vai! Sì, ragazzi! Grandissimo! Grandissimo! Facciamoli a pezzi! Dai, ragazzi! Radar potenziato all'azione, a bordo segnale! No, ma perché dai pugni? Ma perché? Non siamo in conto di kickboxing! Potete ancora attivare il radar potenziato! Attiviamo il radar, va! Questa granata! Da, metti l'arma, va. Allora, andiamo qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, guarda. E dai. Cazzo, ragazzi, mi giro un attimo e mi ricompare il tipo dietro. Quanto sta durando? Ah, vabbè, siamo anche poco, ragazzi. Dai, stiamo anche facendo veloci. Perfetto, ragazzi, dai. Una partita ce la siamo fatti, mi sono divertito, mi sto divertendo. Sono in testa. Ma dai! Di incazzo, ragazzi, di incazzo! E ovviamente... Bravo, bravo. Io lo sparo... Ragazzi, sembra che io sto sparando merda. L'ho già detto, sembra che io stia sparando cacca. Al posto dei proiettili c'ho merda. Grande zio, vai. Vaffanculo, grande zio. 2 1 Non c'è più tempo. Abbiamo scommetto che pensavate di aver vinto. Lo pensavo anche io, ragazzi. Ottima partita comunque, 23-17, ragazzi. Ho fatto un'ottima partita questa volta. Sono felicissimo di aver fatto questo genere di partita, anche perché sinceramente mi capita pochissime volte di vincere, cioè di vincere, di fare un ottimo score, perché 23-17, voi penserete, minchia, sei morto un casino di volte, ma su Crysis 3 è impossibile fare questo genere, cioè fare questo genere di score, se non è una connessione ottima. Comunque sia. Ok, ragazzi, mettiamole così le cuffie, perfetto, quindi si può sentire un pochettino anche la mia voce. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che comunque sia abbia soddisfatto le vostre pretese, cioè le vostre pretese, le vostre, le cose che piacciono di più a voi, che infatti è uno dei giochi Crysis 3, anche a me piace tantissimo come gioco, è che lo gioco poco proprio perché è come Battlefield 3, ragazzi, più andate avanti più avete armi potenti e loro più sono avanti, perché ovviamente vi dovete concentrare in un gioco, o Crysis 3 o Battlefield 3 o Call of Duty. Io ovviamente mi sono concentrato su Call of Duty e cosa succede, ragazzi? Che concentrandomi su Call of Duty ho lasciato perdere un pochettino Crysis 3 e Battlefield 3, per modo di dire, perché Battlefield 3 comunque sia un gioco del 2011, se non ricordo male. Quindi, ragazzi, voi abbandonate pian piano i giochi e perdete ovviamente le armi migliori. Le armi migliori se le acquisiscono giocatori che giocano principalmente a quel gioco, a Crysis 3 o
gli altri Battlefield 3 e Call of Duty. Quindi cosa succede? Voi rimanete sempre indietro, loro hanno armi migliori, voi avete armi di merda. Cosa succede quando lo sfidate online? Perdete sempre, perché? Perché lui ha l'arma che vi spacca il buco del culo in due parti. Quindi ragazzi, spero che Crazy Stray vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, non so quanto rimarrò attivo ancora, perché comunque sia ad agosto, non so, almeno nella settimana di Ferragosto vorrei stare tranquillo, per modo di dire vorrei andarmene un pochettino al mare tipo tutti i giorni, come potete vedere io sto andando al mare, perché da noi, cioè, da noi, almeno il nostro mare ce lo permette, bello, mi diverto tantissimo. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, spero di fare un video su Battlefield 3 o anche, perché me lo chiedete sempre, su Castlevania, su Black Ops 2, comunque sia voglio continuare gli episodi. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.